Questa è l'interfaccia di Blender, così veniamo accolti ogni volta che apriamo questo programma. È un programma di grafica 3D che ci permette di fare tantissime cose, è molto ampio e va studiato a poco. E per imparare, ti consiglio di seguire i video sul canale di Francesco Andresciani, che ha fatto un ottimo lavoro nel sintetizzare il suo funzionamento con un linguaggio chiaro ed esaustivo. Sono ottimi anche i vecchi video, che pur riferendosi alla vecchia interfaccia, insegnano per bene ogni strumento. Una volta capito il funzionamento, sarà poi molto facile ricercare i comandi disposti diversamente nella nuova interfaccia. Se conoscete lo spagnolo, allora intanto vi faccio vedere. Questo è il canale YouTube di Francesco Andresciani, dove ci stanno tantissimi video, ci stanno queste qui che sono delle dirette che vengono fatte il venerdì sera, mi pare, e sono molto interessanti, dove vengono intervistati artisti italiani che insegnano o che lavorano comunque con Blender. E più in basso qui vediamo invece, questi qui sono dei tutorial sui vari argomenti che possiamo ritrovare all'interno di Blender, e ancora più in basso troviamo invece questi qui, modellazione di precisione con Blender, lezione 11, sono di 3 anni fa e fanno riferimento a una vecchia interfaccia, però una volta imparato sarà molto facile passare alla nuova interfaccia. Questo qui è Oliver Villar, invece, uno spagnolo, e anche lui ha fatto tantissimi video su come utilizzare Blender, ed io lo consiglio vivamente. E quindi se conoscete lo spagnolo vi consiglio anche questo canale. Ho pensato di fare alcuni tutorial non perché io sia tanto bravo da poter insegnare, ma perché in italiano abbiamo pochi tutorial da poter seguire, mentre in inglese e spagnolo c'è tanto materiale. Dopo aver imparato le basi, che sono fondamentali, è molto utile seguire dei tutorial per mettere in pratica ciò che abbiamo imparato e diventare così sempre più bravi e poter poi fare anche noi dei tutorial per gli altri. La comunità italiana ha bisogno di crescere in numero ed il miglior modo è quello di aiutarci a vicenda. Quindi iscrivetevi al canale di Blender Italia, che è questo qui, Blender Italia. Il sito della community e pure sui vari social. Io vi ho trovato gente molto gentile, pronta ad aiutare e felice di condividere quello che sa. Io per ora ho deciso di tradurre i tutorial di Rafael Fernandez Calvo e anche altri dall'inglese, ma ho deciso di iniziare da questo ragazzo spagnolo, allievo di Oliver, credo almeno, che ha fatto un ottimo lavoro con la tecnica dell'hard surface, cioè la modellazione dei pezzi, di alcuni pezzi, diciamo, destinati alla produzione, fatti bene come se fossero destinati alla produzione. E recentemente ha anche fatto un corso su come migliorare i nostri render, e sarebbe questo. Vi consiglio di darci un'occhiata perché secondo me merita molto questo corso. Poi in descrizione vi lascio il link di Francesco Andresciani, di Oliver Villar e anche questo di Rafael Fernandez Calvo. E Blender è un programma open source e multipiattaforma, quindi lo possiamo utilizzare sia su Windows che su Mac che su Linux. Il sito ufficiale è blender.org.
e si viene accolti da questa nave spaziale o futuristica, non saprei meglio come definirla. E questo qui è il nuovo video, hanno fatto un cortometraggio uscito da pochi giorni e tutto quanto realizzato in Blender. È veramente bello, vi consiglio di darci un'occhiata, sia perché è molto bello, fatto bene e divertente, sia per vedere le potenzialità che si possono tirare fuori da questo programma, naturalmente se si diventa bravi. Allora, per scaricare Blender, possiamo scaricare sia la versione stabile che viene rilasciata ogni circa 6 mesi e poi ha una vita di circa 2 anni in cui si viene assistiti, diciamo, quindi se si inizia un progetto con una versione, poi raccomandabile portarlo a termine sempre con la stessa versione per non trovarsi imprevisti non richiesti, non voluti. È la versione stabile, ma io in realtà utilizzerò sempre versioni sperimentali che sono forse meno stabili, in realtà sono abbastanza stabili e molto meno di quella ufficiale, la Candidate, però hai degli aggiornamenti giornalieri su quelle che sono le novità e su come andrà a evolvere il programma. Quindi se vedete qualcosa di diverso dalla grafica che ho io e quella che avete voi, ciò dipende dal tipo di versione scaricata. E la 3, da qui possiamo vedere che la 3 è arrivata alla beta, e quindi medio stabile, diciamo. E verrà rilasciata a breve, mi sembra, e hanno già aperto il canale alfa per la 3.1.0. E quindi io scaricherò sempre questa una volta a settimana, più o meno lo aggiorno. E cliccate qua sopra e inizia a scaricare il file. Io non lo scarico perché già l'ho scaricato recentemente. E vi consiglio qualora vogliate scaricare la versione più recente, vi consiglio di tenere sempre sia la recente che la penultima, in modo tale che se qualche cosa non vi funziona con l'ultima versione, potete aprire il file con la penultima, che è sicuramente più stabile, e via dicendo. Quando avete finito di scaricare, avete un file zippato, lo dezippate all'interno della cartella che avete scelto, e dopodiché fate clic su Blender qui e vi si apre il vero e proprio programma. E cerchiamo di seguire, quindi fare una traduzione di un tutorial fatto dallo spagnolo e diamo una prima occhiata a quelle che sono che è l'interfaccia del nostro programma. Allora, come per tradizione di Blender, bisogna per prima cosa cancellare il cubo centrale, il cubo di benvenuto. Questa è una vecchia tradizione di tutti i blenderisti. Qui in alto, a sinistra, a destra, abbiamo questo snap che ci permette muoverci velocemente. Allora, intanto per muovermi così utilizzo il tasto sulla rotellina, clicco sulla rotellina e giro su me stesso.
oppure potrei prendere con il tasto sinistro uno di questi cosi e fare altrettanto. Questo è comunque comodo per passare velocemente dalla visione X, Y oppure Z dall'alto. Allora, questo tutorial prevede praticamente di andare sul sito di autocadparatodos.blogspot.com 2013, va bene tutto quanto questo nome, che comunque vi lascio in descrizione. E su questo sito, che in realtà è per l'AutoCAD, però vediamo che ha molti immagini di elementi, di pezzi che possiamo andare a modellare. E ci sono pure addirittura preciso che ci stanno le dimensioni, cosa che a noi non interessa al momento perché andremo più a occhio, però Blender come AutoCAD ci permette di fare dei pezzi precisi al millimetro. Quindi salviamo la nostra immagine dentro una cartella. Facciamo una cartella chiamata esercizi, salvo immagine con nome e l'andiamo a mettere, l'ho messa già qua, prop bus 01. Salviamo e ce la ritroviamo nella cartella dove l'abbiamo scelta. Quindi qui, allora, per aggiungere un elemento alla scena abbiamo qui questo pannello, questo menu, e quindi andiamo ad aggiungere, in nostro caso a noi ci interessa un'immagine come reference, quindi in base alla quale poi andiamo a modellare l'immagine che abbiamo scelto. Allora, la prima cosa da fare quando prendiamo un reference è quella di centrarla il meglio possibile. Ossia, qui noi abbiamo il centro del nostro piano ortogonale e tutti quanti con pure il cursore che sta al centro. Ogni volta che aggiungiamo un oggetto, un cubo, una sfera, un cono, un toro, oppure delle lettere, via dicendo, ci verranno inserite dove sta il cursore. E il cursore, per comodità, quando si aggiunge qualche cosa, è meglio avercelo al centro con Alt C. Con Shift C lo riposizioniamo al centro, quindi posizioniamoci sopra e andiamo a rimettere come visibile la nostra immagine di referenza. E qui abbiamo un pannellino che possiamo aprire per muovere la nostra immagine. Se clicchiamo su Shift e poi ci muoviamo a destra e a sinistra, qui possiamo andare più di precisione. Se invece facciamo senza il tasto Shift, vediamo che riusciamo a essere molto meno precisi e il movimento sarà più brusco. Quindi andiamo a zoomare e vediamo che ok, così mi sembra abbastanza preciso. Comunque, tutta questa precisione maniacale non ci serve, però più siamo precisi e meglio è, più sarà facile.
da questo imbutino qua sopra mi si apre questo menu. Qui posso scegliere cosa visualizzare, restriction toggles, non so come tradurlo. E in pratica ho abilitato la freccetta, che vuol dire che un elemento è selezionabile oppure no. Così è visibile sulla scena e così è renderizzabile. Lo vedremo dopo. E per adesso lo teniamo non renderizzabile perché non ci interessa poi nel render finale, e una volta che l'abbiamo posizionato lo rendiamo non selezionabile. In questo modo non corriamo il rischio di muoverlo accidentalmente. E qui abbiamo una serie di menu. Questo andiamo Object Data Property, e in questo abbiamo la possibilità, qui Opacity, di rendere più o meno opaco la nostra reference a seconda di quello che ci serve, diciamo. E a volte è comodo renderlo mezzo opaco, a volte è comodo tenerlo così. Allora, per fare quello che dobbiamo fare, dobbiamo abilitare un add-on. Andiamo su Edit Preference, ci si apre il pannello delle preferenze, e per prima cosa andiamo su Add-ons, scriviamo qui F2 e abilitiamo, se non è abilitato, lo abilitiamo in questo modo, e abbiamo dei comandi che dopo ci torneranno utili. E per comodità andiamo pure in temi e 3D viewport, andiamo a cambiare questo qui di default è nero, lo mettiamo di un colore abbastanza appariscente, e sono i vertici che poi andremo a mettere con cui andremo a lavorare, e siccome la base è nera e se mettiamo i vertici neri su base nera, poi ci si incrociano gli occhi e non riusciamo a vedere bene. Poi abbiamo in fondo, un po' più in basso, Vertex Heights, che di default sta a 3 e vi consiglio di metterlo almeno a 6. Per adesso questo qui lo possiamo chiudere. Andiamo su Add e aggiungiamo un circolo. Il circolo in realtà è una figura geometrica a 32 lati, e noi lavoreremo invece con un circolo di 8 lati, un ottagono più che un circolo. E benissimo, allora qui noi abbiamo la nostra mesh, e qui in alto a sinistra vediamo che siamo in modalità oggetto, e per modificarla, per lavorare, dobbiamo andare in Edit Mode. Quando andiamo in Edit Mode vediamo che la nostra figura, e compaiono i vertici selezionabili e spostabili. Adesso con G sposto, tasto destro e annullo, e torna dove stava. E qui in alto, accanto ad Edit Mode, possiamo vedere che abbiamo tre modalità di selezione: modalità vertice, modalità per i segmenti tra un vertice e l'altro, e modalità facce, vediamo più tardi perché adesso al momento non abbiamo nessuna faccia. Allora,
E clicchiamo sul tasto A, in questo modo selezioniamo tutto il selezionabile, tutto quello che c'è viene selezionato. Con doppia A, veloce, deselezioniamo tutto quanto. Ce n'è anche un'altra tipo Shift A, no, Alt A, e deselezioniamo, oppure A e doppia A. Allora, selezioniamo tutto, spostiamo il mouse abbastanza lontano qui dal centro. Se è troppo vicino, la prossima operazione che andiamo a fare ci risulterà scomoda. E clicchiamo su S per scalare e avviciniamo il mouse al centro della figura fino ad avere qui i vertici che coincidono o quasi con la nostra con la figura che vogliamo andare a ricalcare, diciamo. E adesso dobbiamo fare un altro circolo e posizionarlo qui. Quindi senza uscire dalla modalità Edit Mode, andiamo a fare Shift maiuscolo D, dito modossola, duplicate, Shift D ci andrà a duplicare quello che era selezionato. Se adesso premiamo il tasto X, e vediamo che lo possiamo spostare soltanto stando vincolati, diciamo, all'asse delle X, e questo ci è comodo per posizionarlo il più preciso possibile qui vicino a quest'altro parte del disegno. Allora, in questo modo adesso facciamo, lo scaliamo e lo portiamo alla dimensione del buco interno centrato. Adesso invece andiamo a estrudere e scalare in modo tale che creiamo un circolo fino ad arrivare alle dimensioni del circolo maggiore. Quindi spingiamo da tastiera la lettera E e subito dopo la lettera S, e quando ci allontaniamo vediamo che viene creata questa maglia, diciamo. Clicchiamo quando siamo nel punto giusto. E adesso quello che c'è da notare è che questa figura che andiamo a riprodurre è molto semplice. Oltre a essere molto semplice, è speculare sia a destra a sinistra che sopra sotto. Quindi, tramite un add-on, praticamente un modificatore, noi andremmo a lavorare soltanto su un quarto della nostra figura e diremo a Blender di duplicarlo sia verticalmente che orizzontalmente. E quindi andiamo a selezionare adesso quello che non ci interessa e lo andiamo a cancellare o spingendo il tasto B, oppure avendocelo qui di default, e andiamo a formare un rettangolone per selezionare tutti i vertici che vogliamo cancellare. Una volta selezionati, spingiamo la lettera X per cancellare, X sarebbe delete, e selezioniamo vertici. Stessa cosa con questo. Questi due non ci servono, X e li cancelliamo. Adesso che abbiamo un quarto della figura che ci interessa, andiamo a
Allora, prima di tutto questi tre li dobbiamo portare qui. Quindi G per spostare sarebbe grab, G per spostare, spingiamo la lettera X, in questo modo lo spostamento, il movimento viene vincolato all'asse delle X e lo spostiamo fino a ricalcare la nostra figura. Qui selezioniamo questo vertice in basso e lo dobbiamo estrudere e poi l'estrusione, ossia l'aggiunta, la portiamo fino a qua. Stessa cosa dopo lo facciamo per sotto. Quindi se con il vertice solo un vertice l'hai selezionato, andiamo a spingere la lettera E. E adesso vediamo che creiamo un nuovo vertice spingendo sempre la lettera X, vincoliamo lo spostamento sull'asse delle X e lo posizioniamo al centro. Dopodiché facciamo sempre extrude, quindi E. Adesso però spingiamo la Y per vincolare lo spostamento sull'asse delle Y e lo portiamo fino a qua in basso. Adesso andiamo ad occhio, facciamo un extrude e lo posizioniamo qui. Dopodiché facciamo un altro extrude e lo portiamo fino qua vicino. Dopodiché con il maiuscolo, Shift maiuscolo, selezioniamo il secondo vertice. Una volta selezionato il secondo vertice, spingiamo la lettera M di merge e qui, possiamo decidere se, mergere, diciamo, questi due vertici o al centro, al cursore, che verrebbero messi qui al centro, ma non ci serve, o al primo o al secondo, il primo selezionato o al secondo selezionato. Noi lo facciamo al secondo selezionato, che era quello che stava qui, e in questo modo abbiamo creato una Abbiamo unito queste qua, ci rimane da unire queste qua sopra. Quindi selezioniamo uno dei due, facciamo e ripetiamo l'operazione extrude e extrude, ci posizioniamo qua vicino, selezioniamo il secondo vertice, spingiamo la M al secondo, all'ultimo e adesso la nostra figura è chiusa praticamente. Adesso da questo menu qua selezioniamo legge, insomma non mi viene in mente in italiano, e in questo modo possiamo selezionare gli spigoli praticamente. Adesso con il tasto F che abbiamo abilitato prima con la donna F2 e spingendo il tasto F verrà creata la faccia relativa al vertice che abbiamo selezionato. Allora, qui spingiamo F nuovamente. E qui praticamente ci accorgiamo, se lo andiamo a fare, che viene creata la nostra faccia, ma poi l'ultima faccia ha tre lati e noi per questa tecnica, soprattutto di modellato hard surface, dobbiamo cercare di fare facce con quattro lati, quindi annulliamo quest'ultima operazione, selezioniamo questa stanghetta qua e con il tasto destro spingiamo
Si apre un menu contestuale, andiamo su Subdivide, si apre qua l'ultima operazione fatta, numero di tagli 1, ce ne serve uno solo, e quindi clicchiamo riselezioniamo uno dei due vertici e ci scompare il pannello. Selezioniamo questo, F, e qui dobbiamo selezionare tutti e quattro, quindi evitare di fare per fare troppo a lui, che poi fa dei piccoli sbagli, diciamo, e chiudiamo pure l'ultima faccia. E adesso è arrivato il momento dei nostri sponsor, che partono la pubblicità. Aspettare di essere colpito da un fulmine qualsiasi. Compra anche tu un autentico Zeus, da sempre il migliore per qualità e precisione. Diffida dalle imitazioni che trovi per terra. Solo questi sono dei veri sassi con marchio riconosciuto e di origine controllata. Scegli il meglio per te o ti daranno del sassista. Una volta chiuse le facce, possiamo e dobbiamo controllare l'orientazione delle facce. E come vediamo sono tutte blu, e sotto sono tutte rosse. Questo perché una figura in Blender ha ogni faccia ha la sua orientazione. Che sarebbe il di fuori, cioè quello che viene poi visualizzato dalla telecamera, dal render. Allora, questo strumento, questo pezzo che abbiamo fatto, adesso gli andiamo a mettere gli add-on di cui parlavamo prima, che ci permettono di fare il mirror inizialmente. Sia sull'asse orizzontale che su quello verticale sopra sotto, in realtà sia sulla X che sulla Y. E infatti andiamo a selezionare X e Y e viene duplicato quello che noi non abbiamo fatto praticamente. Dopodiché andiamo a mettere anche un subdivision surface, che è un add-on modificatore che va ad addolcire tutte quante le facce, e il nostro ottagono torna a essere un cerchio praticamente, cosa che prima non lo era. E adesso, da adesso in poi, questa immagine di riferimento non ci serve più e quindi la possiamo occultare. E praticamente dobbiamo fare delle strutture di supporto, altrimenti quando andiamo a mettere il modificatore del Solidify, diciamo, non il pezzo non verrebbe come ce lo aspettiamo. Quindi andiamo a vedere questa cosa. Se io metto Solidify e poi in pratica lo vado a estrudere con questo, comunque gli do uno spessore, lo solidifico. Qua se lo mettiamo un centimetro e mezzo e andiamo a vedere che gli diamo uno spessore, però non si vede quello che volevo farvi vedere. Allora, usciamo dalla modalità Edit Mode e torniamo in modalità oggetto, object mode, perché qui possiamo vedere queste parti qua che
che non sono poi arrotondate come veramente vorremmo, diciamo così. Quindi clicchiamo con il tasto destro e mettiamo Shade Smooth. Adesso siamo in Shade Flat e mettiamo Shade Smooth e il pezzo magicamente rimane esattamente come era. Vediamo perché. Eccoci qua. Bisognava mettere il Solidify sopra al Subdivision Surface e non sotto. Per dargli quella rotondità che volevamo praticamente. Adesso però vediamo che rispetto al pezzo che stiamo cercando di abbiamo troppe rotondità qua. Diciamo, il pezzo non è fatto così, molto probabilmente avrà degli spigoli vivi e quindi noi li andiamo a ricreare questi spigoli vivi. Rimettiamoci, posizioniamoci con la vista da sopra e con questo possiamo aumentare la morbidezza, diciamo, della curva, ma per dargli uno spigolo più vivo, mettiamo 3 che è più bello. Allora, facciamo maiuscolo R, no, maiuscolo R è per ripetere l'ultima operazione. Allora, CTRL R e vediamo che ci compare questa linea. E clicchiamo con il tasto. Sì. In questo momento noi ce ne serve una sola, ma se girassimo la rotellina potremmo aumentarle. E quindi una volta deciso il numero, clicchiamo con il tasto sinistro e vediamo che questo si può muovere o su un lato o sull'altro. Se clicchiamo con il tasto destro, invece rimane al centro preciso. Quindi lo lasciamo al centro preciso. Dopodiché facciamo CTRL B di bevel. E questo ci permette di sdoppiare, anzi, la nostra linea in due linee e di avvicinarle in maniera simmetrica sia su un lato che sull'altro. In questo modo avremo la stessa identica spigolatura, diciamo, del lato. E quindi vediamo che questo aumenta o diminuisce poi la rotondità del pezzo a seconda di quanto queste linee di rinforzo sono vicine al margine. Scegliamo un punto che ci piace e adesso dobbiamo fare la stessa cosa su questo lato e su questo lato qua. Allora, intanto qui abbiamo questo e questo che non ci servono, quindi anziché spingere X, spingiamo CTRL X oppure spingiamo X e poi dissolvi age, dissolve age, oppure facciamo CTRL X che fa la stessa cosa di dissolve age. Quindi li fa sparire, ma senza creare buchi all'interno. E vediamo che qua ci rimane questo. Con qui 1, 2, 3 possiamo passare da uno all'altro praticamente, spingendo 1, 2 o 3. E quando il mouse sta qui all'interno, se spingiamo 1, 2, 3. Quando il mouse non sta all'interno della scena succedono altre cose. Quindi spingiamo 1 e ci ritornano i vertici
Adesso dobbiamo creare un elemento di supporto pure su questo lato e su quello superiore. Quindi, spingendo la lettera K andiamo a fare dei tagli. Quindi spingiamo la lettera K, clicchiamo prima sul vertice, poi cercando di fare una cosa andiamo a creare il nostro. Quando abbiamo finito spingiamo Enter e vediamo che prende forma il nostro angolo come lo volevamo. E facciamo la stessa cosa pure qua sopra. Quindi K, ci avviciniamo abbastanza, non troppo perché sennò si incolla al vertice preesistente. Accanto, invio ed ecco che la nostra curva prende una nuova forma. Adesso qui possiamo semplificare la struttura e andiamo a fondere questi due vertici. Quindi selezioniamo prima questo, poi questo, M all'ultimo, e viene stessa cosa. Possiamo fare qua con questi due, questo e questo, M, e al primo, perché abbiamo selezionato prima quest'altro, ed è meglio farlo così. Ecco qua che abbiamo adesso un pezzo realizzato praticamente. Con gli angoli come devono essere. Allora, qui in alto a destra andiamo a deselezionare Face Orientation perché tanto è tutto blu come deve essere, e quindi non ci interessa più controllare questa cosa delle facce. Andiamo poi qui in quest'altro menu su matcap, clicchiamo su matcap e possiamo selezionare dei modi di vedere, come se gli dessimo un colore, un materiale meglio detto. E io sono abituato a lavorare o con questo verde o con questo oppure con questo per vedere degli artefatti cioè delle incongruenze, dei difetti, e analizzando il riflesso sull'oggetto. Mi sembra che non ce ne siano di imperfezioni. Quindi mettiamo quello opaco che è più bello a mio modo di vedere. Adesso che abbiamo fatto questo oggetto, per aggiungere qualche cosa, come il video originale che praticamente sto traducendo, anche se molto a mano libera, gli andiamo a dare una curvatura. Questo oggetto, anziché essere piatto, come dalla nostra figura di riferimento, nella quale sembrava abbastanza piatto, facciamo finta che abbia una curvatura. Quindi, per fare questo, andiamo a creare una sfera qua sotto e a poi copiare, diciamo così, la curvatura della sfera sul nostro oggetto, in modo tale da avere un oggetto concavo.
anzi convesso. Allora, per fare questo dobbiamo aggiungere una sfera, oppure che sarebbe UV sphere o icosphere, oppure possiamo aggiungere un cubo e renderlo una sfera, vediamo come. Allora, aggiungendo il modificatore Subdivision Surface al nostro cubo e aumentando, portandolo almeno a 4, ma questo non serve in realtà cambiarlo perché non lo andiamo poi a renderizzare. Comunque, spostando questo a 4 o anche a 5, lo rendiamo in pratica una sfera. Andiamo ad applicare il nostro modificatore, gli diamo pure il modificatore cast che rende una sfera, lo rende una sfera perfetta praticamente, e andiamo ad applicare pure questo modificatore. Poi ci posizioniamo nella visuale laterale, Y o meno Y come volete. E allora con il tasto G e Z lo andiamo a spostare la sfera in basso fino a quasi non vederla più. Dopodiché con il tasto S andiamo a scalare l'oggetto fino a che sia abbastanza grande perché noi vogliamo che la curvatura sia dolce, diciamo. Quindi adesso sempre con il tasto GZ lo posizioniamo sotto al nostro oggetto e quindi più o meno cioè, avremo esattamente questa curvatura. Se lo volete poco curvato la sfera deve essere molto grande e molto curvato la sfera più piccola. Allora, per fare questo andiamo a Intanto qui c'è qualcosa che non mi convince, perché qua non posso, se lo metto sopra, viene brutto qui. Deve stare sotto, sta sotto a quest'altro, vengono gli angoli vivi a 90 gradi, che però non è quello che vogliamo. Ah, non aveva preso bene lo shade smooth, adesso è molto più lineare, non si vedono sfaccettature praticamente. E possiamo pure aumentare un po' il level speed. Allora, andiamo ad aggiungere un altro modificatore che si chiama shrink wrap. E questo adesso prima di dobbiamo fare lo shade smooth pure sulla sfera in modo tale da averla bella rotonda e adesso torniamo sul nostro pezzo e gli diciamo che vogliamo proiettarla praticamente project on surface va bene sulla Z e negative e però dobbiamo anche selezionare il target. In questo modo abbiamo curvato l'oggetto. Se adesso andiamo a occultare la nostra sfera, vediamo che l'oggetto è curvato, però non è abbiamo perso la tridimensionalità perché dobbiamo spostare il nostro modificatore in seconda posizione ed ecco qua che abbiamo il nostro oggetto fatto e compiuto. Adesso selezioniamo la telecamera, cioè da questa icona e entriamo nella visualizzazione, cioè ciò che viene visto dalla telecamera. E apriamo questo pannello, andiamo in view, clicchiamo su
blocca sulla vista della camera in questo modo, e quando, se noi adesso con il tasto centrale del mouse sotto la rotellina spostiamo, la telecamera segue i nostri movimenti. Quindi ci posizioniamo più o meno in un punto che ci piace vedere il nostro oggetto. Ok, ritogliamo lock in questo modo che la camera non la spostiamo accidentalmente, e se facciamo, andiamo qua su IPI, Ambient Occlusion, Screen Space Reflect, non servono, ma comunque. Dopodiché possiamo fare clic su Render per avere un render dell'immagine, che mi pare che non si veda niente. Andiamo a vedere perché. Perché il cubo, oltre a farlo sparire, lo dobbiamo anche dirgli di non farmelo vedere nell'immagine quando viene renderizzata. Infatti l'unica cosa che si vede adesso è questo nostro cubo sferiforme, e lanciamo di nuovo un altro render. Ecco qui il nostro oggetto è renderizzato. Da qui possiamo fare image, save o save as, e lo andiamo a salvare nella cartella che ci piace. E adesso questo non lo salvo, e l'ultima cosa che volevo farvi vedere è selezioniamo sia l'empty che il cubo con il tasto shift, selezioniamo il cubo, il circolo, poi torniamo con il mouse dentro alla nostra base e clicchiamo su il tasto M e lo aggiungiamo a una nuova collection che andiamo a chiamare esercizio trattino basso esercizio 01. Ok, e vediamo che i nostri pezzi, adesso andiamo di nuovo a occultare questi che non ci servono, i pezzi dell'esercizio stanno dentro la collezione 1. Questo vedremo poi con gli esercizi successivi che ci torna comodo e perché ci torna comodo. E quindi praticamente l'esercizio è finito. E se sapete scrivere, iscrivetevi. Se avete mai fatto autostop, mettete il pollice in su. Se vi piacerebbe morire nel Colosseo per mano di un gladiatore, mettete il pollice verso. Se siete stonati come una campana, attivate la campanella. Se invece volete seguirmi, io vado a passeggiare sul Lungotevere vicino a Ponte Milvio. Se vi sentite social, portate una birra. Allora, arrivederci al prossimo esercizio.